Ciao a tutte ragazze e ragazze di YouTube. Se non sei ancora iscritto al canale, clicca il tastino qui sotto e iscriviti al canale. Iscriviti. Allora, parte già al mettiamoci le cose dietro le orecchie. Oggi volevo fare la review, come leggete qui sotto, singola del fondotinta Born This Way della Too Faced, perché secondo me un po' se lo merita, povero fondotinta. Il fondotinta in questione è questo qua. Questa carina confezione rosa e nera un po' oro. La storia è molto bella, molto particolare. Cioè, la storia del fondotinta è: vado da Sephora, volevo questo fondotinta che era uscito però solo in America. Io pensavo fosse uscito anche in Italia. Ovviamente no. Quindi ho detto: ok, non c'è, me ne date un altro perché non avevo assolutamente idea di cosa volevo. E mi avevano dare quello di Bare Minerals, che era carino, anche se hanno avuto molti problemi perché mi hanno guardato e mi hanno detto: che fondotinta ti diamo? Sei un po', sei troppo bianca. E io li guardo tipo: cioè, come che fondotinta mi dà se non lo sapete voi? E comunque era divertente. Vabbè, comunque sì, poi c'è stato questo fondotinta di Bare Minerals. E poi finalmente è arrivato quello di della Too Faced. Allora, questo fondotinta qua dura 12 mesi dall'apertura, ovviamente, per chi si mette il fondotinta tutti i giorni, sicuramente non durerà un anno. A me, per esempio, è durato qualche mese che lo uso. Tra l'altro l'ho aperto anche molto tardi perché ancora stavo usando la BB Cream, se non sbaglio. Quindi diciamo che l'ho aperto settembre, ottobre, novembre, ce n'è ancora un po', però sta finendo. Sono 30 ml, e costa 36 euro circa su Sephora. Questo fondotinta qui, che tra l'altro è oil free, adesso ve lo apro, e la mia colorazione è pearl, che è quella più chiara, perché avevo visto in una delle recensioni dove dicevano che c'erano solo 6 colorazioni. In realtà io l'ho preso sul sito e la colorazione più chiara che dicevano gli altri, la mia è quella ancora più chiara, Pearl. Quindi non so se poi nel frattempo è successo un qualcosa. Boh. Questo qui è il fondotinta. Una coprenza media, quindi non è né troppo coprente e né super light, però devo dire che si avvicina più alla coprenza di un effetto naturale. Ecco, non vi aspettate lo fondotinta che vi copre qualsiasi cosa. Diciamo che uniforma la pelle. A me piace perché comunque il mascherone del si vede che ho quattro strati di fondotinta, sinceramente non mi è mai piaciuto. Che cerco di prendere sempre un fondotinta abbastanza naturale, o comunque, anche se molto coprente, cerco di non abusarne troppo. Quindi a me piace l'effetto che sì, si vede che è il fondotinta, però cioè, è un effetto semi-naturale. L'applicatore è l'applicatore a pompettina. Quindi adesso io sono in crisi perché secondo me dentro ce n'è ancora, perché vedete che comunque non è sceso tutto il prodotto, nonostante io lo tenga sempre dritto, e non riesco ovviamente a prendere quello, cioè o lo rompo, o lo rompo, non so come fare. Infatti mi piace questo genere di fondotinta, preferisco in realtà il tubetto, perché almeno puoi tagliarlo se proprio sei in crisi, perché io andrò in crisi, nel senso magari non ho un fondotinta e dico: oh mio Dio, che mi metto in faccia con un tubetto o qualsiasi altro e posso tagliarli, eccetera. Questi qui di vetro sono super bellissimi, per carità, però quando finisce, ovviamente c'è del prodotto dentro e tu non riesci a prenderlo, a meno che non rompi la boccetta. Allora, vi faccio vedere il colore. In realtà è quello che ho su adesso, però adesso ho, cioè, sono tutta completa quindi ho su un po' di cose. Ve lo faccio vedere sulla mano. Questo qui è il colore. Avviciniamoci. Allora, questo qui è il colore. Ha questa consistenza fluida,
non liquidissima, non come il fondotinta della NYX, neanche super denso, vedete che ha una consistenza fluida, liquida, normale. E questo è l'effetto sulla pelle. Non rimane opaco, per opacizzarlo serve che voi ci mettiate sopra la cipria, perché è un fondotinta che di sua natura rimane un po' satinato, un po' lucidino. Vedete, non rimane proprio completamente opaco, però fa un bel effetto, vedete che copre, rende omogenea la pelle, però fa un bellissimo, a me è un effetto che piace. Poi allora, dicono che sia, adesso togliamo questo zoom. Allora, dicono che sia un fondotinta più adatto alle pelli normali rispetto ad altre. Perché? Perché non facendo questo effetto opaco sulla pelle che è molto molto grassa, quindi anche insomma la pelle che si tende a lucidare già subito sulla zona T, eccetera, questo fondotinta, essendo semisatinato, lucida molto la zona T, o comunque quelle zone della vostra pelle un po' più grasse. Invece con una pelle secca tende a evidenziare le pellicine. Io questa cosa la noto in realtà qui sotto, che tende ad evidenziare le rughette d'espressione. Per usarlo al meglio bisognerebbe avere una pelle uno normale, quindi né troppo grassa né troppo secca, e non bisognerebbe avere grandi, cioè non si può utilizzare questo fondotinta se si hanno diciamo delle zone da coprire che sono importanti, magari una cosa tipo acne, rossori e cose del genere. Non è il fondotinta adatto per coprire queste cose. È un fondotinta utilizzabile che fa un effetto naturale, tende leggermente a lucidare, ma non troppo. Altre due cose riguardo la durata è tutto il giorno. Comunque assolutamente, fissato con una cipria, a me dura veramente tutto il giorno, cioè io lo tolgo la sera che ce l'ho ancora. Non fissato dura comunque dalle 5-6 ore, però tende ecco a scivolare nelle parti un po' più grasse. Quindi dopo questo qui non mi dilungherei di più. Io spero che il video vi sia piaciuto, mettete like se vi è piaciuto il video e se avete provato anche il fondotinta. Io vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao!